Devo solo arrivare alla quinta elementare e diventare grande, grande come mio padre. È nata la gravura e imparerò a volare e scriverò un poesia d'amore soltanto per mia madre. Sentito parlare come di un festival di grande qualità e quindi per me è stata una grande sorpresa quando hanno desiderato, ci hanno voluto qui, perché ho capito che probabilmente il festival sta perdendo un po' la sua qualità. Lo spettacolo è un esperimento, è nato come esperimento in una primavera, in questa primavera, ed era il mio desiderio di portare all'interno dello spettacolo, che solitamente era musicale, quindi fatto di canzoni, questo aspetto di quelle che io definisco le chiacchiere, anche se poi insomma è più facile vederle come teatro canzone, ma io non mi sento un attore, quindi le chiamo chiacchiere, che di solito io faccio sempre negli spettacoli. In questo caso hanno avuto, diciamo, ho cercato di dare una forma alle chiacchiere e far sì che ci fosse una storia. Ora Masterchef, io da mesi lo sto dicendo, per me Masterchef è un mix perfetto fra Full Metal Jacket e Schindler's List. Ci sono questi cuochi incazzatissimi che gridano: allora, sono pronte queste cappe sante! Sì, chef! Sì, chef! Sì, chef! E sì, lo so, le stelle sono tante. Se vuoi un modo per poter raccontare alcune cose che magari in canzoni non vengono fuori. È difficile a volte nelle canzoni poter parlare di determinati argomenti dovendo stare nella canzone, in un certo tipo di canzone, che è quella che mi piace, quindi il monologo mi dà questa possibilità e la utilizzo. Non scrivo, questa è la verità, io non scrivo, non ho mai scritto le canzoni nel senso proprio dello scrivere, nel senso letterale del termine, perché suono e vengono fuori le parole mentre suono. Col monologo non avevo lo strumento a disposizione, quindi a meno di suonare col suono delle mie dita ho deciso di scrivere in un altro modo, quindi con un'ottica quasi da ufficio, come ho sentito dire. Insomma, al suo posto c'erano quattro persone, probabilmente non vegane, e sono mi azzardo a dirlo la base di questo ricordo che ho, che mentre parlavano del più e del meno immobilizzano la povera bestia, e guardate come mi viene bene, cioè voi, io sono ingrassato come Johnny Depp, sono ingrassato, è duro lavoro questo.